Giulio Tremonti, il potente, potentissimo economista, Giulio Tremonti non vuole bene a Greta Thunberg, perché dice che i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. E cos'è? L'uovo di Colombo, Giulio Tremonti. E certo che i cambiamenti climatici ci sono sempre stati, però ci devi mettere nel conto, caro Giulio Tremonti, che i nostri torrenti, i nostri fiumi, le nostre coste, ma tutto il pianeta, sono tutte invase dalla plastica. Anche gli oceani sono invasi dalla plastica, e avere a che fare con la plastica, non si tratta di cambiamenti climatici, si tratta di consumo umano, capito? Giulio Tremonti. Dici che Greta Thunberg è manovrata dagli interessi forti, perché è inutile tirare in ballo i cambiamenti climatici, perché ci sono sempre stati i cambiamenti climatici, anche nel passato, e vabbè, ma l'invasione della plastica, che se la mangiano pure i pesci, poi ce la mangiamo pure noi, quella non c'era mica una volta. Dai, Giulio Tremonti, cerca di volergli bene la piccola Greta. Dietro la piccola Greta non ci sono i poteri forti, dietro la piccola Greta c'è soltanto la piccola Greta, perché i giovani sono fatti così, e anche i poteri forti non sono mica contenti di vivere in una fogna a cielo aperto in mezzo alla plastica. Se i poteri forti gli danno una mano alla piccola Greta, non c'è niente di male. Lo sai, Giulio Tremonti, che noi stiamo trasformando il nostro pianeta in una fogna a cielo aperto, ma non lo vedi che un giorno sì, un giorno no, c'è qualche industria di stoccaggio di plastica che prende fuoco? Sei contento tu di tutti questi incendi? Sei contento? Ma informati di ciò che avviene in Bangladesh, in Indonesia, in Indonesia, sì, Java, Sumatra, Borneo, e nell'Indocina, in Cina, ma anche in Egitto, che cosa trascinano a valle i fiumi? Informati. I cambiamenti climatici, qua si tratta di, invece di stabilire, di verificare che stiamo trasformando il pianeta in una fogna a cielo aperto. Presto navigheremo nella plastica, navigheremo. Dai, Giulio Tremonti, lascia perdere. Se anche ci sono i poteri forti dietro la piccola Greta, non si deve far altro che concludere che anche i poteri forti non gli piace di vivere in una fogna a cielo aperto, capito? Tremonti, cerca di volergli bene alla piccola Greta. L'hai detto a Serafino Massoni, che questo qua Serafino Massoni. Serafino Massoni è stato professore di filosofia e storia nei licei, poi è stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici, e poi Serafino Massoni ha scritto tutte queste opere, capito? Giulio Tremonti, guarda Giulio Tremonti che ti voglio bene, però ti devi convertire, tu gli devi voler bene la piccola Greta, capito? Ok Giulio Tremonti, a te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni, ok.